28.000 visitatori e oltre 450 espositori presenti. Questi i numeri ufficiali che hanno alimentato il fuoco di Restruttura 2011, fiera sull'edilizia e l'architettura, svoltasi all'ingotto di fiere di Torino dal 24 al 27 novembre. Dati di per sé incoraggianti e positivi, la cui importanza tuttavia va oltre la semplice statistica. Visti in controluce, tali numeri confermano Restruttura non solo vetrina di prestigio per molte aziende, ma anche importante palcoscenico da cui lanciare e perorare messaggi di cambiamento. Futuro giovani ed eccellenza artigiana ai primi obiettivi, come spiega Giovanni Brancatisano del CNA. Restruttura dobbiamo candidarla a livello nazionale, non deve essere solo una manifestazione regionale, deve diventare una sede nazionale e credo che ci sono tutte le condizioni che possa diventarlo a tempi brevi. Vorremmo proporre a livello della nostra confederazione, innanzitutto nazionale, ma anche alle altre confederazioni, anche a Confindustria, che diventa la sede delle finiture di pregio del settore dell'edilizia. Per finiture di pregio si intende tutta la decorazione artistica, l'eccellenza artigiana, della filiera delle costruzioni. Questo è un grande momento perché la crisi che stiamo attraversando nel settore è grande e avere un'opportunità per i giovani imprenditori a avere una vetrina come Torino è per noi credo che è una cosa importantissima. Efficienza energetica ed ecosostenibilità, i temi portanti dell'evento, con espositori pronti a proporre soluzioni adatte ad ogni tipologia di intervento, dalle grandi ristrutturazioni alle piccole azioni a basso costo, per migliorare l'abitabilità della propria casa e gestire i consumi in modo responsabile. Per venire incontro a un pubblico professionale, invece, fitto è stato il calendario di convegni, che hanno contribuito ad approfondire il dibattito su argomenti di stretta attualità e sulle modalità di cambiamento dello skyline torinese. Come non parlare a tal proposito dell'incontro tenutosi venerdì 25 dal titolo Architetti oltre i 150 anni, in cui Camerana, Zucchi e Pia, firmatari di alcuni tra i progetti più futuristici degli ultimi anni, hanno raccontato come sta cambiando il profilo urbano ed architettonico del capoluogo sabaudo. Se i convegni si sono occupati del futuro, workshop e Restructure, al contrario, hanno portato il dibattito sul piano concreto. Grazie all'ausilio di esperti del settore, visitatori e professionisti hanno avuto modo di vedere con i propri occhi esempi di edifici in classe A, come Micronido di Quattordio o la Villetta Liberty degli anni 20 a Sezzadio. I cantieri, al cui interno il futuro torinese sta nascendo, come ad esempio 25 Verde, progetto di Luciano Pia su Via Chiabrera. Per non parlare del termovalorizzatore che sta costruendo la TRM SPA a Gerbido. Viaggi nel cuore dei cantieri, ma anche momenti di discussione ed approfondimento all'interno dei workshop, progettazione integrata, tenuta all'aria degli edifici, giusto per citarne alcuni. Utili banchi di studio per tenersi aggiornati su argomenti sempre più attuali, di cui oggi, con maggiore insistenza, si sente la necessità di diffonderne principi e filosofia, non più solo a un elitario pubblico di addetti ai lavori.